Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I won't even hang my stockings there upon the fireplace. Santa Claus won't keep me happy with a toy on Christmas Day. All I want for Christmas is you. Buongiorno, buongiorno, buona domenica, benvenuti all'ultima diretta per questo 2015, sono le 10, siamo in diretta fino a mezzogiorno. Ultima domenica, quindi finisce l'anno, finisce questo anno meraviglioso con voi e vi ringrazio ovviamente tutte quante perché è merito vostro se sono ancora qui. Quindi poi si riapre il 10 di gennaio. Riprenderemo, ripartirà tutto quanto, quindi si inizierà questo 2016 e intanto siamo qui appunto a passare queste due ore insieme. E che dire, che c'è una cosa, lo dico dopo, durante la pausa, mi raccomando non andate via, rimanete sintonizzate con noi perché vi manderò in onda un video che dura 2 minuti, quindi proprio il tempo della pausa, di Papa Francesco. È un augurio appunto di pace, serenità e amore per le feste. Me l'ha mandato una di voi, la Luisa, una carissima amica e cliente appunto che ho, che tra l'altro è di Padova, e l'ho visto, mi ha emozionato, mi è piaciuto moltissimo e quindi ecco, adesso vediamo che passa sotto, dai, striscia. Vabbè, aspetta un attimo, dai, tanto rimango con quella. E appunto è molto bello, è significativo, a me Papa Francesco piace moltissimo, quindi ho voluto dedicarvelo a tutte quante, quindi dopo guardatelo. Anche sicuramente tra di voi ci sarà anche chi non segue la religione cristiana, chi non crede, eccetera, però penso che un augurio di pace e serenità
alla fine, insomma, non fa male a nessuno, è come crocifisso nelle scuole, cioè Gesù non ha mai fatto male a nessuno, anzi è un martire, quindi diciamo che tutto quello che significa amore, direi che a prescindere dalla religione sia una cosa positiva, una cosa bella, quindi dopo guardatelo che merita, ecco. Bene, buongiorno al centralino, dimmi, cosa? Ah sì, vieni Lampo, oggi sono in compagnia, mannaggia, aspetta, vieni a salutare, dai, vieni a salutare, eccoci qua. Allora, sono in compagnia, è venuto Lampo a salutare oggi con me, vestito di rosso, ci abbiamo anche il Babbo Natale, guarda che carino, anzi abbiamo pensato quasi quasi di preparare qualcosina anche per i cagnolini. Ho la modellista, tra l'altro, che ha tutta una serie di modelli per i cani di varie taglie, quindi vediamo con l'anno nuovo di fare anche questo, accompagnare lo spolverino del cane e lo spolverino della padrona, tutte cosine così. Ecco, e buongiorno regia, appunto, buongiorno al mio centralino, io tutti qua oggi facciamo, potrebbero venire tutti, vediamo se oggi riusciamo a salutare tutti insieme. Vediamo se dopo riesco a portarveli tutti davanti alle telecamere. Adesso vedi che tutti si spostano. Bene. Ecco, tutti che vanno via. Bene, buongiorno al mio cameraman Antonio. E adesso direi che possiamo anche iniziare. Cosa dici Lampo? Cominciamo? Non ho tanta voglia oggi. Però vabbè dai, non importa. Un po' si chiacchiera e un po' si lavora. Bene, vai. Ecco. Allora. Bene, dunque, cominciamo con le cose di Cri, con questo abito che ho qui sulla rella. È un abito in maglina, li avete visto in grigio, l'avete visto in azzurro più chiaro, più tenue, ho fatto anche lo spolverino e avevo fatto l'abito con lo spolverino e anche il copricollo. Questa è la stessa maglina in un colore un pochino, quasi un turchese, sempre melangiato. Collo ad anello, abito con manica raglan che finisce con il polsino a nido d'ape, con la ruche e poi sotto che c'è questo bordino appunto che me lo va a chiudere, ma appena appena, non è come gli altri, non è un abito a balloon, vedete, non è tagliato, stondato nei fianchi, va giù diritto e dopo sotto mi fa appunto da abbassamento. Le misure di questo sono seno 130, fianchi 140 ed è lungo 115, 95. è un sandalo gioiello. Sì, è un sandalo gioiello, ecco, che ho voluto mettere appunto perché insomma per me oggi è un giorno di festa, quindi ho messo un attimino un abito così, insomma un po' festoso e quindi ci ho messo il sandalo gioiello perché insomma se ho le cose almeno, ecco, almeno ce le mettiamo, visto che non ho più tempo per uscire la sera e andare a ballare, allora ne approfitto durante la diretta di mettermi. Non c'ho tempo, adesso vediamo, dai, vediamo, in ferie mi rifaccio. È l'uomo che non la porta. No, non è l'uomo che non la porta, lui ci va, l'uomo ci va da solo, io no, perché non me la faccio, ecco. Allora, questo era il lotto numero 1, 95 euro, seno 130, fianchi 140, lungo 115. Poi passiamo al lotto numero 2, è l'abito in grigio perla, quello lungo, che se c'è appunto qualcuno di voi che ancora non ha deciso cosa mettersi il giorno di Natale, cosa mettersi a Capodanno per le feste, questo è un abito che lo portate sempre, nel senso che potete avere delle occasioni anche durante l'anno, al di là delle feste, però può andare benissimo appunto anche adesso. È un abito lungo, sposto un pochino, ecco, ok, perfetto. Com'è? Ancora? Va bene? Ok, perfetto, eccolo qua. Bene, scollatura un po' sagomata a cuore, un inserto, vedete, è un anello rivestito appunto di un tessuto lurex nero che mi va a riprendere il nero del pizzo che è stato messo all'estremità delle maniche e anche del fondo. È un abito che ha un taglio asimmetrico, un po' più corto davanti, più lungo dietro, scende giù, eccolo qua, bello comodo. Allora, seno 130, fianchi 140, la lunghezza eventualmente dopo telefonate, ve lo portiamo anche a misura, riusciamo, cioè proprio se è una modifica, una cosa così soltanto di accorciare si può anche fare, poi però basta perché ormai
Domani io spedisco le ultime cose tra domani e martedì e dopo appunto martedì sera si chiude. Questo ve l'ho messo a 95 euro, quindi 95 euro per questo abito. Seno 130, non 135, fianchi 140, quindi seno 130 regia questo, l'abito lotto numero 2, 95 euro. Poi andiamo con il lotto numero 3 ed è un completo. È un completo che vi ho preparato con la gonna diritta, un tubino con elastico in vita e il suo gilet, tutto quanto in ecologico, effetto Astrakhan. Ecco. Allora, questo mi veste il gilet, è tutto foderato, vedete, sia il gilet che la gonna. Il gilet con un unico bottone chiuso, c'è la chiusura qui in pelle in tinta, tasche applicate, ha una vestibilità di seno 125, quindi seno 125 per il gilet, un seno 125 comunque comodo, e poi c'è la sua gonna che mi veste invece fianchi 135, eccolo qua. Fianchi 135, foderato con elastico in vita. La gonna è lunga 82, il gilet è lungo 75. Quindi allora gonna, fianchi 135, lunga 82, ripeto, gilet, seno 125, lungo 75. 210 euro tutto il completo. Sono due... Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno signora bella ragazza. Chi parla? Sono la Enza da Brescia. Ezia, ciao. Volevo fare innanzitutto i complimenti per la visione. Grazie. Non mi avevano detto niente, anche... Vuole passare in diretta, non ci sono problemi. Innanzitutto in diretta ti ringrazio per le cose che mi sono arrivate, che sono non belle ma stupende. Guarda, grazie a te, mamma mia. E poi domani comunque ci sentiamo. Perfetto, sì, che ci facciamo anche gli auguri a voi. Complimenti anche a te, a tutto lo staff naturalmente, certo, che lavora dietro le quinte. Grazie. Un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti. Grazie, davvero. Sei stupenda, Grazie, Stella, gentilissima. Tu, grazie anche della sorpresa, non mi avevano detto niente. Mi è venuto un attimo il panico quando sentito la diretta, sei perché sai, c'è anche tanta gente cattiva. Tutte. Le cose di Crici sono solo il numero uno. Grazie. Posso permettermi un saluto anche da parte di mio marito. Grazie, che non conosco, comunque grazie mille. Ma tuo marito in futuro lo conoscerai. Ecco, tuo marito è uno di quelli che diciamo che sono anche contenti del fatto che mi guardi, eccetera. Perché sì, ci sono quelli a favore sì. E quelli bonario, invece dai, purtroppo. Bonario, insomma, non sono tutti come il tuo. Ecco, ti faccio i complimenti grazie. Per la grafica, perché ci sono tante donne che si lamentano, dovrebbero guardare lì e riflettere con la testolina. È la sigla, sì, è bella. E dopo sigla, guarda in pausa che c'è un video di Papa Francesco che è bello e lo dedico a tutti quanti. Scusa se ti ho trattenuto un attimo. No, scherzi, grazie a te, ciao, Ezia. Un bacione, Cristina. Un bacio, grazie, ciao, grazie ciao. Mille, ciao. Birichini, non mi avete chiesto il permesso. comunque sono contenta così, va bene così. No, ma cioè, almeno dire Criti va bene, se sì, va bene, insomma, dai. Ok, va benissimo, dai. Hanno preso in ostaggio la regia. Vabbè, no, è stata una sorpresa, gradita, per carità. È che sai, siccome c'è anche tanta invidia in giro, allora sono un attimo così, non si sa mai. Ecco, allora, lotto numero 4, questo l'ho fatto, completo, ok, perfetto. Adesso lotto numero 4, abbiamo una giacca corta in pelliccia, che è stata appena consegnata anche questa dal laboratorio nostro, ovviamente, le cose di Cri. Eccola qua, è una giacca... Come? Vero laboratorio. Sì, no, queste sono cose... Però vedi, anche il fatto, è vero laboratorio, sì, perché, allora, oltre ad avere le mie cose, io che cosa faccio? Vi posso anche modificare anche il pronto moda. Avete una gonna che è troppo lunga, la volete accorciare, vi devo stringere un vestito, addirittura delle casacche le ho fatte diventare abiti. È qua che si vede dove c'è veramente un laboratorio alle spalle. Proprio nelle cose, a prescindere dalle cose finite che io porto, ma io vi metto le mani dappertutto. Quindi, insomma, anche questa
Ecco, insomma, dappertutto. Hai capito? Alle mie signore, certo. Allora, questa è giacca corta in pelliccia ecologica, seno 122, fianchi 130 e lunga 70, 190 euro. È un effetto castorino questo, vedete? Quindi è questo effetto liscio e lucido. Ci sono le tasche sui fianchi, è tutto quanto foderato, bottonatura nascosta. Eccola qua, a bottonatura nascosta, una fodera scura, un prugna, vedete come colore, un po' cangiante come tonalità. Eccola qua, questa è la giacca e questo è il dietro, la manica è a ragla, quindi non c'è problema di spalla. Le misure di questa sono, ripeto, seno 122, fianchi 130, lunga 70, 190 euro. Eccola qua. E anche questa è pronta da spedire. Ci mettete poi un bel foulard, un bel scialle anche di miei in pizzo sul collo. Eccola qua, quindi lotto numero 4. Poi lotto numero 5 è l'abito lurex lilla. Abito lurex lilla. Eccolo qua. Questi sono due pezzi, l'abito ve l'ho già mostrato varie volte. Chi vuole, anche questo qui può essere un problema risolto per una cena che avete qui durante le festività, una serata particolare. Le misure sono seno 120, fianchi 130 per questo abito, la lunghezza arriverà, dovrebbe essere circa un 140, però ovviamente mi date la vostra misura quanto vi serve, ve lo porto giusto, insomma a misura ve lo spedisco. Ha una spalla larga, vedete taglio svasato, collo sciallato. E poi la sua giacchina sopra, che è un po' taglia unica, sono quelle tagliate, vedete, manica intera, con tutta quanto questa balza tagliata a ruota che mi scende poi giù. Quindi questi due pezzi con queste misure, seno 120, fianchi 130, a 140 euro. Oggi è l'ultimo giorno, quindi dove potevo, anche per queste cosine, ho abbassato un altro po', è un pezzo unico, qualcuno di voi se ha queste misure vuole approfittare, se lo porta a casa, dopo ce l'ha nell'armadio e quando ha l'occasione lo mette. Lotto numero 5. Lotto numero 6, questa è una camicia in pizzo, è una camicia in maglina di viscosa nera con il collo e i polsi rivestiti di pizzo, nel senso che sono doppi, rivestiti in pratica sono doppiati, il termine esatto. Eccolo qua, quindi pizzo sul collo, pizzo sul polso. Le misure di questa nera è seno 130, fianchi 140, è lunga 78, 85 euro. 85 euro per questa camicia in maglina di viscosa nera con queste misure. Anche questo è un capo fatto da noi in laboratorio, vedete, sono tutti capi logati, firmati le cose di Cree, quindi sono capi unici, esclusivi per noi, per la nostra vetrina televisiva. Ecco, quindi 85 euro, vi ho messo questa camicia a pezzo unico, ovviamente per questa pronta. Ripeto, seno 130, fianchi 140, lunga 78. Poi andiamo con il lotto numero 7, è un giaccone in panno multicolor. Giaccone in panno multicolor, seno fianchi 115 questo. Eccolo qua, seno fianchi 115 e lungo 75. È un panno multicolor con degli inserti, vedete, in pelliccia di astrakan ecologico nero. Dove li abbiamo? Li abbiamo sul collo, li abbiamo sui polsi che andiamo a risvoltare e poi abbiamo il fondo sotto con tanto di culisse. I bottoni, molto particolare la bottonatura, un bottone verde e uno in madreperla cangiante che prende un po' i colori del panno, vedete, uno e uno, chiusura in ecopelle, l'accettino di vernice nera, cioè tutte cose, appunto, questi sono tutti fatti a mano uno ad uno, non sono quelli comprati. L'interno è bello caldo perché è un tessuto, vedete com'è lavorato, è una lana bella calda questa, quindi il giaccone è morbido, lo potete anche tirare sotto, lo potete arricciare,
manica sempre a raglan, quindi non c'è problema di spalla e sta con tutto ovviamente, proprio perché è un multicolor. Ripeto, seno fianchi 115 e lungo 75, 180 euro. Bello caldo, perché è proprio doppiato il tessuto, anche l'interno, e questi sono tessuti che fanno anche proprio i capispalla, fanno spolverini, fanno, non sono fodere queste. Bene, e qua ci siamo. Poi cosa c'è? Il cappotto bianco e nero con i particolari Mongolia, eccolo. Questo è un tessuto in stile Chanel, è un tessuto, vedete come è lavorato, è tutto intrecciato, sono tutti filati intrecciati. Abbiamo la chiusura in ecopelle nera, i bottoni sono in vetro, tutti sfaccettati. Guardate il collo, in questo Mongolia ecologico, tutto quanto sotto in ecopelle. E lo stesso abbiamo i polsi in Mongolia e sotto in ecopelle. Tasche inserite in cucitura. E l'interno è tutto imbottito. Ecco che quindi prendete anche un capo che comunque vi passate bene l'inverno. Le misure di questo sono seno 130, fianchi 135, è lungo 90, 240 euro. 240 euro per questo cappotto con le rifiniture in Mongolia. Beh, bianco e nero classico. Poi lotto numero 9, vi porto subito casacca argento, anche questa va benissimo per le feste, l'abbinate a un pantalone nero, magari un po' lucido, può essere un cupro, può essere un pantalone in raso, in seta, anche un bel palazzo in crepe, ci sta benissimo sotto questa casacca, un bel pantalone in palazzo in crepe nero. Le misure di questa sono seno 120, fianchi 130 ed è lunga 84. Devi dirmi qualcosa? Allora, per le persone nuove di Bari che hanno chiamato adesso, allora la nostra vetrina televisiva è due volte alla settimana, la domenica mattina, come oggi, dalle 10 a mezzogiorno. E noi trasmettiamo dagli studi di Caffè 24 e poi siamo collegati con l'159 e poi anche con Sky 891. Il mercoledì pomeriggio siamo sempre da Caffè 24 dalle 15.30 alle 18. No, sì, però da gennaio è vero, facciamo 16-18, però subito. Partiamo subito, sì, ecco, vabbè. Allora, il mercoledì, adesso da quando ripartiremo, per gennaio almeno faremo 16-18. Ecco, poi ci sono tutte quante le puntate che vengono caricate su YouTube, le potete vedere appunto su www.caffetv24.it, e su YouTube ci sono appunto tutte le puntate, io poi le metto anche sulla mia pagina, una pagina Facebook, le cose di Cri, dove riporto le puntate, quindi ve le potete andare a vedere. Bene, noi adesso, oggi è l'ultima puntata del 2015, riprendiamo domenica 10 gennaio, quindi dalle 10 a mezzogiorno, qui come sempre, solito appuntamento, e ci ritroveremo tutti quanti insieme. E grazie appunto per le persone nuove che si sono fermate, e, insomma, che stanno guardando, e benvenga. Ok, questa allora è la casacca che vi stavo mostrando, appunto una casacca da abbinare a qualsiasi tipo di pantalone, di gonna, quello che volete, ha uno scollo un po' sagomato a cuore, manica raglan, polsino con ruche finale sotto, eccolo qui, spacchetti ai lati, ho soltanto questa, pezzo unico, ce l'avevo anche in Bordeaux, mercoledì andate via subito, e siamo qui come misure seno 120, fianchi 130, lunga 84, 95 euro, è un tessuto damascato, vedete, ha una base nera e tutto quanto in rilievo, la fantasia e i disegni in argento, questo è davanti e questo è dietro. Bene, lotto numero 9. Poi c'è il capottino damascato, che è questo alla mia sinistra. Questo alla mia sinistra è un capottino damascato, la base è un verde Tiffany e poi c'è tutto quanto, tutto questo decoro dorato, un po' ci sono dei disegni cashmere, un po' in stile arabesque. Le tasche che sono applicate tutte profilate di nero. La fascia, la cintura da mettere in vita se volete, sempre appunto in nero come l'interno. È un tessuto
è un tessuto molto caldo, sembra quasi un ecologico rasato, ha questo effetto, vedete, pelo contro pelo, morbidissimo, e tutto quanto sotto, quindi è molto caldo anche questo, non è imbottito, però credetemi, è veramente caldo come capo, le maniche ve le potete risvoltare come volete, manica ragla, questo è il davanti e questo è il dietro. Una bella giacca, una giacca particolare ovviamente, come tante cose appunto che io vi porto. Guardate anche la chiusura abbiamo, vedete, pelle nera, qui abbiamo un intreccio di oro e nero e il bottone in vetro sfaccettato. Qui si vede che c'è proprio la sartoria. Bene, e questo allora come misure, questo è un po' piccolino, mi fa seno 105, fianchi 110, lungo 86, 180 euro per questo cappottino damascato. Poi c'è la giacca corta damascata in ecologico, può essere anche girata, può essere usata in double fas questa. Eccola qui. Abbiamo il damascato, in questo caso oro su base avorio, quindi è chiaro, a differenza dell'altro, questo è più chiaro. L'interno è un effetto Astrakhan panna, vedete, collo sciallato, chiusura con un unico bottone gioiello, chiusura in pelle avorio, le maniche ve le andate a risvoltare, la manica intera, vedete com'è tagliato? È una taglia unica che io vi do come vestibilità fino a un 130 di fianchi. Bello comodo, un 130 bello comodo. E questo è il dietro. È una giacca che nonostante il tessuto, che abbiamo questo appunto, questo damascato dorato, è una giacca che potete metterla tranquillamente anche di pomeriggio, andate a fare aperitivo verso sera, la mettete con un jeans, con uno stivaletto, ovviamente se siete persone che avete un vostro stile, vi piace insomma essere vestite un po' particolare, la potete mettere tranquillamente. Non è per forza una cosa soltanto da sera. Devi dirmi qualcosa? Non ho fatto la spedizione solo per quello, perché non me l'aveva ancora ordinato quando ho spedito, quello me l'ha ordinato il giorno dopo che avevo già spedito, se è urgente domani spedisco, ecco, comunque poi mi sento. Sì, l'Anna di Verona mi saluta, stavo parlando proprio di te Anna, se è urgente io te lo spedisco domani, casomai ci sentiamo, ok? Perché me l'hai ordinato il giorno dopo che io avevo già fatto la spedizione, per quello non l'hai trovato nel pacco. Adesso stavo aspettando a vedere eventualmente se ti serviva dell'altro, comunque ci sentiamo, domani o martedì io faccio le ultime due spedizioni, quindi può partire. Poi, abito in velluto nero broccato, anche questo può essere una cosina dell'ultimo minuto, chi non ha ancora pensato cosa mettersi. Abitino nero di velluto con particolari, abbiamo tutto quanto il carré operato, vedete imbroccato la parte alta, tutto quanto in rilievo, ci sono questi disegni cashmere, quindi abbiamo velluto broccato, velluto liscio, la manica in velluto liscio con il bordino, vedete il polsino in velluto broccato, dietro c'è lo stesso il carré nella parte alta. Eccolo qua. Le misure di questo. Seno 130, fianchi non c'è problema ed è lungo 119. Abbiamo dei punti luce che mi vanno a simulare una chiusura sul davanti, 110 euro. 110 euro, abito tutto in velluto, misure anche abbastanza importanti, insomma seno 130, fianchi ci state anche 150 tranquillamente, 110 euro per questo. Che è pronto ovviamente per questo qua. Sapete che io posso spedire e riusciamo con l'ultima spedizione a farvi avere le cose prima di Natale. Poi c'è il cappotto, anche questo famoso cappotto che ce l'ho ancora e mi dispiace perché è un capo veramente che ha un tessuto che merita. Questo veramente è un tessuto, è uno stile Chanel intrecciato favoloso. Sono tessuti caldi, parliamo di tessuti italiani ovviamente, abbiamo questa, qui c'è dell'avorio,
del blu notte, quasi nero, e del rosso, del Bordeaux. Tasche applicate, chiusura, vedete sempre quelle chiusure fatte a mano da noi, questi alamari in pelle o ecopelle, dipende, ribottone in tinta, vedete, con il Bordeaux della fantasia del cappotto. È tutto quanto foderato in blu e abbiamo messo il copricollo. Il copricollo l'abbiamo messo direttamente nero perché è talmente un blu notte che ci sta benissimo. Così lo portate poi anche con altre cose, il copricollo veramente lo mettete sulle giacche, sulle mantelle, anche sui maglioni semplicemente. Quindi avete il cappotto, manica ragla e il copricollo, eccolo qua. Questo veramente è un cappotto veramente bello, tasche inserite, tasche applicate, stavo pensando di farvi vedere le tasche inserite in cuciture, ma questo qua le ho fatte applicate. Allora, le misure di questo, seno 135, fianchi 140 e lungo 125, 190 euro, vi do il cappotto e vi do anche il copricollo, un cappotto che veste, ripeto, seno 135, fianchi 140 e lungo 125, 190 euro, cappotto e copricollo, guardate che è favoloso, poi giacca con i bordi di pelliccia. Giacca con i bordi di pelliccia, questo qui è un tessuto, devo dartelo? Scusatemi che passo davanti, eccomi. Oggi siamo in vena di scherzetti, vero? Li hai inquadrati tutti e due? Il gatto e la volpe? Il gatto e la volpe. Dopo abbiamo da tagliare un pandoro farcito, gentilmente offerto dalla Franca di Udine. Dopo ci sarebbero anche i cioccolatini della Paola, però quelli magari li porterò dopo. Dopo ci sono. Adesso c'ho tutte le clienti, no, che mi mettono all'ingrasso me e il mio staff. Allora, giacca con bordi di pelliccia, seno 120, fianchi 125, lunga 70. Questa è una giacca che adesso la potete portare sotto alle mantelle, sotto i cappottoni, la usate tipo giacca da tailleur con un pantalone o una gonna nera. E poi, quando sarà in primavera, la potete benissimo mettere anche adesso, magari se siete in un posto dove non è ancora freddo, magari al sud, non so, i posti un pochino più caldi, la portate tranquillamente come capospalla. Però poi, comunque, sicuramente, anche da noi che fa più freddo, in primavera, verso la primavera, quando passa proprio il freddo, verso fine febbraio, primi di marzo, si porta in figura. Tasche applicate con sempre il bordine ecologico sul collo e sui polsi, chiusura in ecopelle con alamari e tutta quanta foderata di nero. Quindi questa ve l'ho messa a 95 euro, veste, ripeto, seno 120, fianchi 125, lunga 70. 95 euro, pezzo unico, manica a ragla, eccola qui, sempre dei nostri laboratori, le cose di Cri, capi esclusivi per la nostra vetrina televisiva. Poi, cappotto pezzato bianco, ecco, è questo. Questo è nuovissimo, appena consegnato dal laboratorio. È un giaccone che abbiamo preparato con tutta la parte alta, adesso anche lo apro per farvi vedere come è finito dentro. Abbiamo la parte più alta, diciamo, tutta quanta in ecologico bianca. L'abbassamento è in cavallino pezzato bianco e nero. Aspettate. Beh, vi lo mostro tutto così. Ecco qua. L'interno abbiamo, allora, la parte dove abbiamo l'ecologico, questa qui è tutta quanta imbottita, la parte sotto, che qui c'è il cavallino rasato, vedete, pezzato bianco e nero, e sotto abbiamo questo tessuto, tutto quanto operato, sempre bello caldo. Quindi vedete come è stata lavorata, ecologico bianco, pezzato bianco e nero, tutti i bottoni maxi in madreperla che sono cangianti, vedete, prendono tutti quanti i riflessi della luce. Cappuccio con tutto quanto l'interno in cavallino pezzato, il cappuccio,
e i polsoni che si vanno a risvoltare sempre in pezzato. Quindi questo è il giacone, vedete come è strutturato, è molto particolare, seno fianchi 130, adesso vi dico anche la lunghezza, con cappuccio. Quindi sempre sui toni del bianco e nero. Eccolo qua. E ripeto, guardate l'imbottitura. Imbottito, questa è una saglia imbottita e questo invece è un tessuto, un mistolana, tutto quanto operato. Eccolo qua. Quindi questo è uno degli ultimi capi. Allora, seno fianchi 130 ed è lungo 88. 240 euro per questo giaccone, le cose di Cree. Ovviamente questo non lo trovate da nessuna parte, a meno che uno lo copia e se lo va a fare, e lì non posso farci niente, però sono tutti capi esclusivi. Bene, poi abbiamo un abito da sera nero con tutte quante le paillette, con serpentina di paillette. È un abito doppio perché sotto abbiamo tutta quanta la smanicata in raso nero, raso brillante. È drappeggiato con delle roselline nella parte sotto, dimmi. Questa? Questa o quella? Eccomi, faccio le vasche. Eccomi qua, mostro anche lo scialle che è subito dopo, così lo tengo qua, che poi lo mostro. Oh, questo no, che non devo farlo per attaccarmi alle paillette. Meglio che lo appoggio lì. Allora, abito da sera doppio, sotto in raso brillante, sopra c'è questo pizzo, guardate, è un tulle tutto quanto ricamato con delle rose dorate. È tutta serpentina di paillette, favoloso. Sotto abbiamo del raso brillante nero con tutta una balza sempre di pizzo di paillette. La parte sopra è drappeggiata con delle roselline, roselline in raso nero brillante, tutte quante profilate con del frill, con il filo oro, per andare a richiamare appunto le rose dell'abito. Spalla larga, una bella scollatura e questo è il dietro. Molto elegante. Vi dico le misure di questo abito. Abbiamo seno 135, fianchi non c'è problema perché vedete che è bello ampio ed è lungo 120. 160 euro per questo abito da sera, favoloso. Se volete poi c'è da abbinare, che è il lotto dopo, il 17, maxi scialle in pizzo con lo stesso dell'abito, eccolo qua, con tutte le paillette. Guardate la grandezza, la meraviglia di questo scialle. Questo lo mettete sopra all'abito come fosse uno spolverino. E dopo comunque lo scialle ve lo portate anche di sera d'estate a Ferragosto, qualche serata particolare, lo portate sempre. Vedete che abbiamo anche i cartellini che abbiamo fatto preparare. È rovescio? No, è giusto. Le cose di chi? Produzione artigianale, made in Italy, ma produzione artigianale. Quindi questi sono tutti i capi fatti uno ad uno, non c'è niente di fatto in serie, perché dal taglio alla confezione viene fatto uno alla volta, non ce n'è uno uguale identico all'altro. Bene. Poi, poncio in pile, taglia unica, sì. Vi mostro il poncio e vi porto anche lo stesso la giacca da camera a questo punto, perché sono entrambi da usare. Eccoli qua. Questo è nuovo, il poncio, adesso ve lo mostro. Chi? La Elena mi saluta e mi manda un bacio. Io ricambio i saluti della Elena e le rimando il bacio. Bene. Eccolo qua. Allora, poncio da camera. Poncio da camera, un poncio per stare in casa, belle, calde.
anche in questi giorni, magari siete a casa dal lavoro, volete essere comunque sempre carine, presentabili, eccetera, questa non è la classica vestaglia, la usate proprio come maxi casaccona, può fare anche da abito qualcuna di voi perché è lunga 90, altrimenti ci mettete sotto un leggings e la tenete proprio come casaccona, bella, calda, questo collettone morbido, vedete, e le tasche, e due belle tascone davanti. Quindi è un'idea veramente simpaticissima questa, da portare in casa. Con questa vi alzate al mattino, ve lo mettete, potete tenervi anche, avete il pantalone del pigiama blu, azzurro, lo tenete sotto, ci mettete sopra questa, anche se arriva qualcuno, siete carine lo stesso, e belle calde. Proprio è il pile, è quello italiano, quello morbido, morbido, che ormai conoscete carine un po'. Carine e calde. Carine e calde, sicuramente. Che poi qua è talmente calda che veramente basta questa, non serve altro, potete anche non aver niente sotto, vi infilate su questa, credetemi, è caldissima, caldissima. Questa, allora, questo è il poncio, invece poi per chi vuole una cosina un po' più tradizionale abbiamo la giacca da camera. Giacca da camera, sempre pile morbidissimo, pile italiano, con tutti questi fiorellini colorati, bottoncini rosa, tasche applicate, manica ragla, la giacca. Dovrebbe vestire, non ho neanche messo le misure lì, dovrebbe fare, ve lo dico subito, guarda, prendo il metro e vi dico cosa fa di seno, perché non mi ricordo se fa 120 o 130, no, 120 di seno, 120 di seno e 130 di fianchi la giacca. 120 di seno, 130 di fianchi, la giacca, tutta bottonata con le tasche, invece il poncio è una taglia unica. Questo è una taglia unica. Quella qua. Bene. Il poncio è andato, non ve ne posso rifare prima di domani, quindi se ne riparlerà a gennaio. Poi cosa abbiamo? Il gilet, il fuori lotto è un gilet grigio lurex, insomma ha del filato argento, però è un gilet che potete mettere anche di giorno tranquillamente, anche con un jeans, con qualsiasi pantalone nero, quello che volete, eccolo qua. Seno fianchi 120, un 120 morbido che i 2 cm in più ci stanno tranquillamente. È un tessuto, vedete, è un grigio perla di base con tutta una tramatura tipo melangiato sui toni del nero e c'è del filato lurex argento. Due tasche applicate, un unico bottone qui sull'altezza del seno. Eccolo qua, pezzo unico, anche questo. Siete vestite di nero, avete un pantalone, una camicetta, volete un attimino sdrammatizzare, volete un po' di colore, un po' di luce, ci mettete sopra questo gilet, vi copre il fianco, che non è male se c'è qualche rotondità da coprire, e siete eleganti, siete a posto. Questo, allora, è lungo 80 e l'ho messo a 75 euro, pezzo unico. Tagliamo. Sì, tagliate pure. Grazie. Sì, 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 sì. Anna, no, Anna, è la Franca di Udine. I ragazzi ti ringraziano per il dolce che adesso andremo a tagliare. Tu intanto riprendi tutti, vero? Infatti. Ecco. No, basta adesso. Sì, 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 tagliate, tagliate. Ok. Allora, adesso sposto un attimo l'arella. Come? A me? Ma dopo in pausa io vado. Allora sposto questo, ok Antonio, e adesso mi metto un attimo lì che faccio vedere tutte gli scialli, le cosine che ci sono. Dunque, partiamo con gli scialli in pizzo di lana. Vi ho portato tutti i colori che ho disponibili, sono 4. Ho fatto rifornimento, nel senso che ho detto Monica preparamene, perché adesso ormai sono gli ultimi giorni e riusciamo a spedire più cose possibili. Allora, grigio perla, base nera, scialle, base nera, frange nere di lana e queste rose, vedete, in rilievo, sfumate sui toni del grigio perla. E questo è uno, 69 euro in confezione regalo con la scatola. Questo è il grigio perla. Poi, con la stessa fantasia,
però melangiato, quindi sui toni del beige, eccolo qua, sempre con base nera, abbiamo questo, vedete, sempre con le rose sfumate, questo però è sui toni del beige. Questi stanno bene vestite sul marrone, sul nero, fango, sabbia, tutte quelle tonalità. Poi c'è bianco, anche questo è molto bello, molto raffinato secondo me. Eccolo qua. Stesso disegno, però è tutto bianco, è un, cioè bianco, è un panna. Vedete, è un panna come colore, con le frange di lana sempre chiare. Eccolo qua. E poi c'è nero. Nero, vabbè, non si sbaglia mai. Non si sbaglia mai. Casomai chiedete a Monica, perché mi sa che nero è l'ultimo. Eccolo qua. Bene, e questi sono gli scialli. Dopo degli scialli, che cosa vi mostro? Vi mostro il copricollo ecologico. Anche qui ho un po' tutti i colori. Ho un po' tutti i colori. Allora, Astrakhan, Bordeaux. Ecco, questo sta benissimo con il completo. Il completo che vi ho mostrato prima con la gonna e il gilet. Questo con il gilet è favoloso. O anche con la gonna e questo, con un maglioncino nero, fate un completo stupendo. Allora, questo che è quello in Bordeaux. Poi c'è nero. Eccolo qua. Nero, vede sempre con l'etichetta le cose di Cree, prodotto artigianale. Quindi fate un regalo che si vede anche che è una cosa che non è presa in serie, ma è una cosa prodotta artigianalmente. Poi abbiamo l'ocra, eccolo qua, belli, caldi, morbidi, quindi l'ocra, il bianco, e anche qua col bianco non si sbaglia mai. Sono belli caldi, coccolosi. Bianco, ho anche l'ultimo di quelli, di questi qua, lisci. Questi hanno il pelo tipo il castorino, è quello, è quello più rasato, invece l'altro ha il pelo più lungo. E basta, quindi bianco, nero, ocra e bordeaux. Ecco, questi sono tutti i colori che io ho ancora disponibili, che vi posso spedire domani, e quindi che ce li avete prima delle feste. E questi li abbiamo fatti. Poi, come confezione regalo delle cose di Cree, c'è la sciarpa, che l'ho messa, aspetta, eccola qui, la sciarpa con la rosa, che è questa. Forse anche questa è l'ultima. Vedete, abbiamo la sciarpa nera, bella lunga in lana, questa è in lana, quindi è bella calda, con le rose, vedete, in lana cotta applicate, frange di lana, sono le stesse frange che usiamo per gli scialli, questo prodotto fatto anche questo da noi, preparato da noi, e i guanti, guardate i guantini, simpaticissimi, guardate, con le frangette, quindi una cosa simpatica anche da fare un regalo. Sicuramente è originale, non li trovate. Eccole qua. E anche questa, appunto, 65 euro, confezione regalo con la scatola natalizia. Ecco. Se poi non avete urgenza e volete le cose anche dopo le feste, potete anche ordinarle se vi dicono che sono finite. Dipende, perché se è per voi magari potete anche aspettare, se è per fare un regalo ovviamente vi serve prima. E questo l'abbiamo fatto. Poi, da bimbo sapete che c'è ancora, vabbè, l'accappatoio, che ne ho uno da maschietto, eventualmente per Natale c'è questa confezione qui, che è il bauletto natalizio, vedete, con Babbo Natale, bauletto rigido, e completino con lenzuolino, un lenzuolino di puro cotone, bianco con i profili rossi,
da culla, quindi non è da letto, ma è da culla o da lettino di quelli piccoli, comunque nel senso quelli col paracolpi. Eccolo qua, questo qui è l'ultimo che ho, 20 euro ve lo mando insieme a qualsiasi altro articolo che chiedete, non faccio la spedizione per il bauletto, questo ve lo abbino appunto a un altro lotto, 20 euro è l'ultimo che ho, va bene sia per maschi che per femmine perché appunto bianco e rosso è unisex. E qua ci siamo. Ah, l'avete tagliato a stella anche, bello, dopo arrivo, adesso aspetta, durante la pausa. Bene, passiamo alle confezioni regalo adesso. Bauletto in legno con parure, l'ultima che mi è rimasta, eccola qua, della Le Camp. Allora, il bauletto in legno lo vedete? Eccolo. Questo dopo rimane, può servire per metterci dentro anche della posta, per mettere dentro le bollette, mettere dentro quello che volete, o anche dei gioielli in camera, in bagno, come volete voi. Allora, qui vi ho messo, non so più dove appoggiare la roba, allora la sciarpa bella in lana, è Le Camp questa, questa è una sciarpa blu con, vedete, dell'urex all'interno, che però si usano sempre, non è che perché c'è l'urex che vado usata di sera, vi faccio vedere, prodotto italiano e comunque è della Le Camp, quindi c'è la maxi sciarpa che sono grandi veramente queste. Eccola qua, adesso ve la metto in doppio, vedete com'è, messa in doppio. Questa è la sciarpona, bella, calda, e questi sono, e questo è il berretto. Sempre della Le Camp, in abbinamento. Quindi vi do, è l'ultimo, l'ho messo a 79 euro, è l'ultimo, proprio l'ultimo set che ho in blu con il bauletto di legno della Le Camp, 79 euro, quindi il set più il bauletto. Poi il lotto dopo, che è il 26, è la confezione con la stola, devo andare dietro, scusatemi, vado un attimo dietro perché ce l'ho sul tavolino in parte. Allora, confezione donna, confezione, vi posso dare un po' di roba da liberarmi il tavolo per cortesia? Ecco qua, guarda, vi do... Qualcuno viene a prendere un po' di roba per cortesia? Tieni Ivone. Grazie. Ecco, che mi sono, perché sennò non so dove appoggiare le cose. Ok. Bene. Là. Do anche questo. Ecco. E loro sono lì che mangiano, no, mi devono... sì, essere pronti, ha le mani impegnate, no, si mette giù e si viene qua. Allora, confezione donna con fermaglio, ultima che mi è rimasta. brontolano, perché li disturbo finché mangiano. Infatti, allora, stola con fermaglio di Lancetti. Questo è il fermaglio con dei charms, logato Lancetti, vedete? E questa è la stola, mi è rimasta questa della Lancetti, sui toni, vedete, è un maculato sui toni del Bordeaux, è in viscosa, sono belle grandi anche queste qua, eccole, vedete quanto grandi sono. Poi le potrete usare anche come pareo queste, e potete chiudervele poi quando le hanno date con la chiusura gioiello. E questa è una, mi è rimasta questa, l'ora della Lancetti da donna, in questo colore, e viene 45 euro. Da uomo ho ancora, che li ho ripresi in blu, base blu con questo pois in color sabbia, anche questa in viscosa, molto bella questa stola qui da uomo, da mettere sotto le giacche, con il fazzolettino uguale, fazzolettino sempre Lancetti. Eccolo qua, questo si mette sul taschino, uguale alla sciarpa, quindi ho questa tonalità qui, base blu con il pois, base grigia con il pois, eccola qua, base grigia con il pois, sempre con il suo fazzolettino da giacca. Se ne prendete due,
se ne prendete due, 79 euro di due. Possono essere due da uomo, una da donna, come volete voi. Ne prendete due, 79 euro e avete due regali pronti. E questa è un'altra tonalità. Qui abbiamo il blu con questa micro fantasia un po' in stile cravatta. Sempre con anche qua il suo fazzolettino. Sapete che avete un compagno, un amico, un papà, quello che è, che ama il blu. Bene, allora 1, 2, 3. E queste sono le tre, i tre set regalo da uomo. Dopodiché abbiamo, sempre da uomo, ho l'ultima confezione. Qui c'è il calzino con sui toni del marrone, vedete, e del sabbia, moro e sabbia, con la sua sciarpina, sempre in viscosa. Sono morbidissime al tatto queste. E questa è la fantasia. Molto bella. Io adoro i toni del marrone, anche per me, sia d'inverno che d'estate. Anche abbronzata, ma il marrone piace molto. Eccolo qua. Questo è l'ultimo, quindi. E viene 49 euro. E 45 erano le confezioni da quelle lì col fazzolettino e 49 viene questa invece col calzino e la sciarpa. Poi c'è confezione regalo ultima questa da donna. Allora qua vi ho messo una stola sui toni del grigio e del blu, eccola qua. Questa è la stola. E questo vi ho messo i manicotti. Questi sono dei manicotti più grandi come misura di quelli che vi avevo mostrato tempo fa. Eccola qua. Sono dei manicotti, sapete, si infilano, si esce qui col pollicione. Dimmi. Vabbè, adesso li mostro prima della pausa. Ecco qua. Questi sono dei manicotti, sono neri con il profilo grigio. E sono, questi sono già una misura che veste anche chi ha un braccio over, diciamo così, perché vedete, a differenza di quelli che vi avevo mostrato tempo fa, che sono quelli le taglie più piccoline, una taglia unica ma più stretta, questi invece sono anche per chi ha il braccio, diciamo, abbastanza importante e vuole tenerlo al caldo. Quindi qua vi do, è l'ultimo, questo con la stola. Guanti e stola, confezione regalo, 49 euro. Ne ho uno soltanto, poi li ho terminati. E poi, ecco, vi mostro le ultime confezioni, poi facciamo la pausa e i cappelli, che ne ho soltanto due comunque. Le mercoledì avevo portato dei foulard favolosi, li ho riportati, sono veramente la fine del mondo. Allora, ho quello con la Gioconda, che è, eccolo qui. Vengo fuori a farveli vedere, perché sono veramente stupendi. Questi sono di moro nero. Sono extra large, sono grandissimi, sono in micro modal, viscosa e seta. È rovescio, sì. Eccolo qua. Allora, questo è uno, questo non l'avete visto mai, quelli di mercoledì li ho venduti subito tutti. Allora, questa, la Gioconda, favolosa. Think different, pensare diverso dagli altri, essere, diciamo, come si dice, non essere in serie, avere una propria personalità. Questo è uno, meraviglioso, guardate, a parte la grandezza, i colori, vedete, con il lurex all'interno, è stupendo, stupendo anche poi da usare se andate in ferie in qualche posto veramente bello, lo potete mettere per andare a pranzo, come pareo, come abito. Questo è uno dei soggetti che vi ho preparato, eccolo qua. È un micro modal meraviglioso, proprio al tatto, vedrete quando vi arriva, è la fine del mondo. Ve l'ho abbinato, tra l'altro, mercoledì li avevo abbinati con le ballerine, con tutti quanti gli strass. Sono finiti, non sono più riuscita a trovarne. Vi ho preso dei portachiavi che sono meravigliosi, tutti rivestiti, guardate cosa hanno di strass, proboscide all'insù e in scamosciati dietro. Eccoli qua.
Quindi questi sono dei portachiavi che io vi abbino, appunto, vi ho fatto la confezione regalo. Quindi abbiamo questo maxi foulard, maxi stola di moro nero, questa sui toni del verde con la Gioconda con i portachiavi, 89 euro. Poi vi ho portato un altro soggetto che è questo. Un altro soggetto che è questo, eccolo qua, il lusso di essere liberi. Ecco, qui abbiamo delle tonalità sul bruciato, vedete, sui toni del marrone, del moro, del sabbia, e qui sotto è scritto appunto il lusso di essere liberi. Favoloso, sempre moro nero, sempre con questi colori, questo effetto lurex che è meraviglioso. E qua vi ho messo l'elefantino sempre in abbinamento, dopo potete anche farne un regalo di questo, eccolo qua, questo è sui toni, vedete, del cammello, del marrone, e questa è un'altra confezione. E poi l'ultima invece è un multicolor, sempre moro nero. Questo invece è un multicolor, questo qua l'ho preso anche per me per portarmelo via. Ecco, ve lo mostro così. Mix appeal. Con tutti questi colori, ecco, questo mi è piaciuto proprio per l'insieme dei colori che ha, che qua sta bene con tutto. Anche poi da portarli. Guardate che ne ho uno adesso, Ecco, e questo l'ho abbinato a questo, l'ho preso in nero questo qui. Eccolo qua, ecco. Bene, allora questi ve li ho mostrati. Allora questi tre, siccome sento che stanno chiamando diversi, so che piacciono, io adesso ne ho uno. Riesco anche eventualmente a fare un salto domani, perché l'Ale Camp c'è sia a Bologna ma c'è anche a Padova, io posso telefonare, me li faccio portare giù per la sera, li ho già. E, eventualmente, se devo ordinarli, teniamo un punto di domanda, perché la Gioconda credo sia l'ultimo, non sono sicura ma credo che sia l'ultimo della Gioconda, perché ormai stanno andando in esaurimento. Eventualmente mettiamo un punto di domanda, io poi vi dico, magari vi chiamo, mi date un'alternativa, se non c'è uno c'è l'altro. Quindi se posso, se riesco, a finire che poi resto senza anch'io, che me ne dovevo portare via un paio in ferie. L'ho detto io ieri quando ho preparato le confezioni, vedrai che sto senza anch'io. Dimmi. La borsa nera? Questa? Sì, sì, ok. E mostro però anche un attimo i due capelli per la signora che deve andare via. Allora mi sono rimasti, signora, questo che viene 49 euro, sono quelli due di Mariluna che mi sono rimasti, questo che è un colore sui toni del, questo è un tortora, vedete? Questo è un tortora, eccolo qua, taglia unica, ovviamente questo viene 49, e dopo ho questo che è l'ultimo, che invece viene 39, che è nero, vedete, lo mostro così, dopo lo rimetto su, ha la cupoletta nera, un po' in stile Charleston, questo qui, eccolo, un po' in stile Charleston, cosa? Montagna. In montagna, sì, al mare me lo porto, eccolo qua, quindi questo è l'ultimo, 39 euro, quindi questo 39, l'altro tortora 49, l'altro è un po' più lavorato, questo è più semplice, questo è un pochino più lavorato, eccolo. Bene, poi voleva vedere la signora subito la borsa che ho qua, nera e argento. Allora, questa qui manici, perfetto, rivestiti, è una stampa cocco glitterata, vedete, argento, i manici e il fondo. Il fondo si apre perché è a bauletto, il fondo è rigido, il fondo è rigido, ecco qua, e c'è anche la tracolla,
La borsa è tutta zippata e c'è anche la sua tracolla, se volete. Eccola qua. Il prezzo di questa mi sembra sia 55, aspettate che ve lo dico, dopo ci arriviamo con la scaletta, però scusate un attimo per la signora che l'ha chiesta. Sì, 55 euro. 55 euro questa. Eccola qua. Le misure sono 23 x 27 x 13. Come siamo come orari? Pausa. Facciamo la pausa? Pausa. Ok, perfetto. Allora andiamo un attimino in pausa. Adesso, come vi avevo accennato, guardate questo messaggio, secondo me bellissimo, appunto di Papa Francesco, che io appunto lo mando in onda per girarlo a tutte quante voi e anche chi appunto, come ho detto prima, magari non crede, ma un messaggio di pace e amore fa sempre bene a tutti quanti, qualunque religione siate, ricordatevelo, quando si parla di amore si può essere credere in qualsiasi Dio, ma il messaggio è quello. Bene, a tra poco. Sera, vi auguro un santo e felice Natale, nell'accendere la luce del presepio, noi vogliamo che la luce di Cristo sia in noi. Un Natale senza luce non è Natale. Che ci sia la luce nell'anima, nel cuore, che ci sia il perdono agli altri, che non ci siano inimicizie, che questo sono tenebre. Che ci sia la luce di Gesù, tanto bella. Questo desidero a tutti voi nel momento di accendere la luce del presepio. Tante grazie del vostro dono, è bello. Anche io dono a voi i miei più calorosi auguri di pace e felicità. Se voi avete qualcosa scura nell'anima, chiedete perdono al Signore. È una bella opportunità questa di Natale per fare pulita l'anima, Non avete paura. Il prete è misericordioso. Perdona tutto in nome di Dio, perché Dio perdona tutto. Che la luce sia nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nelle vostre città. E adesso, con questo augurio, accendiamo la luce. Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Save me.
Andiamo, eccoci, eccoci, ci sono i nonni a casa che lo vogliono vedere, vero Lampo? Saluta i nonni, saluta i nonni, digli ciao nonni, dopo arrivo, eccolo, eccolo, vestito da festa, vero? Bene, a posto, eccolo, è simpatico, vai, corri, a posto, bene, vado dietro al banco che vi faccio vedere le borse. Vi faccio vedere le borse. Vogliono rivedere questo e la composizione. Subito, subito, subito. Allora, questo era il lotto numero 25, che era bauletto in legno con parure, sciarpa e berretto. Allora, della Le Camp. Allora, questo è il berretto. Eccolo qua. Composizione. Allora, qui abbiamo 34 acrilico, 33 nylon, 28 mohair e 5 il polyester, che è il lurex ovviamente. Eccolo qua. Quindi è misto. C'è comunque, come vi ho detto, appunto un bel 28% di mohair. Eccolo qua. Beh, è uguale perché è la stessa ditta, eccolo, infatti è uguale identica, anche la sciarpa, aspetta, ve la mostro. Voleva rivederla, è morbidissima, non becca, ecco, se magari poteva essere quello il problema, eccola qua in doppio, è così, quindi pensate quando l'aprite, vedete quanto larga è, eccola qua, quindi questa è l'ultima, 79 euro, ultimo pezzo, ultimissimo, ok, tieni, ok. Allora, le borse, lotto numero 40, lotto numero 40, questa per le feste e poi comunque anche per qualsiasi occasione. Allora, questa è una borsa fatta fare apposta da un nostro artigiano, le cose di Cree, riconoscete questo macramè nero con tutte quante le paillette sulle rose. Quante di voi hanno queste rose applicate sui caftani, sulle pellicce, sui vestiti, dappertutto, i scialli? È lo stesso pizzo macramè. Ho fatto preparare la borsa, la pochette da sera. Quindi questa è magari appunto avete la pelliccia con le rose, avete il vestito, avete il caftano, quello che volete, ci mettete insieme questa, proprio è la sua. Se volete usate la catenella, se non la volete la lasciate dentro. Ok, perfetto, guardate che meraviglia, 85 euro. Questa la usate poi tutto l'anno, anche di sera d'estate. Sotto c'è del raso brillante, sopra c'è tutto quanto questo pizzo, tutto operato.
Ecco, più di questa si capisce che è fatta appunto apposta per le cose di Cree, perché è un tessuto che lavoriamo noi, questo qui, è un pizzo macramè che lavoriamo noi. Bene, 85 euro, lotto numero 40, pezzo unico, pezzo unico. Poi, lotto numero 41, borsa in ecopelle beige, tutta sfumata. Allora, questa è un'ecopelle laccata, tutta quanta sfumata sui toni del sabbia, del marrone, vedete, del cammello. Abbiamo sia i manici da portarla così, e abbiamo, è tutta zippata davanti, vedete, quindi si chiude completamente, e poi c'è la sua tracolla. Quindi potete usarla sia a mano che a tracolla. Eccola qua, quindi borsa in ecopelle laccata. Vi do, guardate questa maxi stola, tra l'altro, eccolo qua, micro modal, lana, alpaca, made in Italy, guardate che meraviglia. Bella, grande, questa la mettete sui cappotti, sulle mantelle, la mettete come stola poi in primavera, come mantella, con tutte le frange, guardate che meraviglia. Vi do la borsa più questa maxi stola, 75 euro. 75 euro, pezzo unico questo, pezzo unico. E lo stesso modello ce l'ho anche in nero, nero e grigio, uguale identica, eccola qua. Nera e grigia, vedete, è tutta quanta sfumata, base nera e tutte queste sfumature, queste lingue sfumate sul grigio. Anche qui abbiamo due manici più la tracolla, anche questa vedete tutta zippata, uguale identico al modello dell'altro, è un modello Birchi, è un modello Birchi. E questa è la stola, uguale all'altra, sui toni però questo è sul grigio, eccola qua. Anche questa, quindi 75 euro, la borsa più la stola in ecopelle. Poi abbiamo quella con il fondo, che è questa che ve l'ho appena mostrata, borsa in ecopelle nera laccata, con manici, vedete, sono tutti quanti rivestiti, è una stampa cocco glitterata in argento, lo stesso la base. Abbiamo il fondo che si apre rigido, quindi potete mettere delle cose che non si devono rompere, cose delicate, insomma, che dovete trovare subito, decidete voi. Questa è la borsa. Questa è la, e c'è anche la tracolla, c'è anche la sua tracolla. È tutta zippata davanti ed ha sempre la tracolla in ecovernice, perché non è vernice vera, è un'ecopelle laccata. E questa viene 55 euro. Poi abbiamo delle borsine da sera, che adesso ve le mostro, che anche queste sono per, proprio per queste serate, per Capodanno, per Natale. Abbiamo la pochettina di velluto nero liscio, pochettina di velluto nero liscio con chiusura gioiello, eccola qua. Abbiamo anche poi la catenella, se volete usarla con la catenella oppure la tenete a mano. Questa è in velluto nero. Questa misura 22x12x5, 39 euro, questa in velluto. Poi abbiamo quella in raso, non è stata tirata fuori dalla scatola, eccola qua. Questa in raso, raso nera, vedete, una baguette con chiusura gioiello, con tutti quanti i punti luce. Eccola qui, anche questa ha la catenella, se volete portarla a spalla oppure la tenete chiusa, questa è di balestra. Eccola qua, con la sua scatola, 39 euro anche questa. Poi abbiamo la pochettina, eccola qua, questa pochettina da tenere a mano, guardate che meraviglia, vedete, questo diventa un bracciale, tutto quanto, tutti i binari di punti luce, tutti strass. Eccola qua, borsellino appunto di raso da sera, carinissimo anche per andare a ballare, carinissimo da usare anche d'estate, sempre di balestra, è anche abbastanza capiente, vedete, ci sta il telefonino, ci sta benissimo le chiavi di casa, il fazzoletto, le chiavi della macchina, il rossetto che non deve mai mancare, eccola qua. E questa viene, secchiellino, viene 55 euro, sempre di balestra con la sua scatola. Poi abbiamo
Abbiamo poi bauletto con i cuoricini, eccolo qui, bauletto con i cuoricini maculato, anche questo ha delle cose di Cree, maculato, è un velluto questo qui, vedete, tutto quanto maculato, inserti in pelle, pelle laccata e pelle effetto invecchiato, ci sono dei cuoricini, è un stile Dolce Gabbana questo. È tutta quanta rifinita poi, guardate, con tutti inserti di pelle in testa di moro, abbiamo una zip che me lo va a chiudere completamente sopra, tutto quanto foderato, eccolo qua, e anche questo è carinissimo, questo proprio è un bauletto, è un po' una chicca, le misure di questo sono 28 x 15 x 14, 65 euro. 65 euro, anche questa è una cosa esclusiva, le cose di Cree, non si trova assolutamente. Poi sempre mettiamo come fuori lotto, ancora due borse delle cose di Cree in lana cotta, e sono queste. No, qua c'è un filo che devo tagliare, vabbè, dopo lo tagliamo. Allora, borsa in lana cotta in rosso e borsa in lana cotta verde, preparate da noi le cose di Cree. Queste due mi sono rimaste. Questa è una lana cotta in bordeaux, vedete, un rosso bordeaux, una rosa applicata, eccola qua, poi è tutta quanta rifinita con i particolari, vedete, è tutta rifinita con pelliccia ecologica, quella con l'effetto lurex, vi ho fatto anche delle mantelle, ho fatto dei poncio, poi c'è la patta per chiuderlo davanti. È tutta quanta zippata, vedete, alla cerniera da chiudere, e in più cioè, queste le ho messe a 59 euro, fuori lotto 59 euro, sono due, con la sua tracolla, quindi potete portarla sia a mano, potete portarla sia così a mano, oppure a tracolla, e ci sono anche delle frangettine di lana attaccate su questa, quindi c'è questa in rosso bordeaux, e di quali? Quelli da uomo? Adesso glielo misuro. E questa in verde. Questa in verde, vedete, sempre rifinita con i particolari in questa pelliccia ecologica rossa. Le frangette di lana verdi. E qua abbiamo... Ah, lo devi misurare. Te ne do uno, è lo stesso uno o l'altro? Tieni. E la borsa maculata, quella mia, sì. Ok, ecco, vi stavo dicendo appunto, questa è la verde invece. Ecco, vedete, a proposito che vi dicevo, le rose, questo pizzo macramè con le paillette all'interno, questa è lo stesso di questa. Sono particolari, vedete, no, giusto per farvi capire che sono cose che lavoriamo noi in laboratorio. Ecco, quindi questa è la verde e questa è la rossa, 59 euro. Queste sono le ultime due rimaste. Ah no, aspetta, ce n'ho una anche in testa di moro, eccola qui. Ho anche questa, sempre 59 euro. Questa è lana cotta in testa di moro, con particolari, vedete, di ecologico effetto cincilla. Anche questa ha tutta quanta la sua cerniera e anche questa ha la sua tracolla. Anche questa ha la sua tracolla, eccola qua. Abbiamo poi le frange di lana testa di moro. Bene, quindi anche questa. Allora abbiamo le due che hanno il lurex in rosso, e questa invece che è in testa di moro con i particolari in ecologico effetto cincilla. Eccolo qui, e questa la metto di qua. Bene, poi ritorniamo, le borse a questo punto io passerei l'abbigliamento perché non ci manca, manca poco. Vabbè, io eventualmente ho anche le borse le più classiche, quelle della moro nero, casomai mostro questa un attimo, che è particolare. Eccola qua, questo qua è un baulotto, baulotto moro nero, lotto 49, baulotto di moro nero, pelle e tessuto broccato, 42 x 30 x 17, quindi è un bel baulotto capiente, questo veramente, bello e morbidissimo, è tutto quanto, è tessuto broccato e pelle, ai lati vedete pelle, vitello, lavorazione bottalica, ai lati, eccolo qua, e sotto, e i manici. E poi invece c'è tutto questo tessuto broccato e damascato in bronzo come colore, vedete, su base moro. È tutto quanto zippato,
Dentro è bello capiente, abbiamo la sua tracolla, la cerniera interna, logato moro nero, 110 euro, guardate è favolosa questa borsa. Doppio cursore per la chiusura, eccola qua. 110 euro, bella grande. Sì, sì, mostro subito. Allora, che sono tre versioni che sono rimaste di quelle. Allora, la signora che vuole scegliere, signora, c'è questo che ha la base grigia con il pua blu. Pua blu e rosso, ok. C'è questo che ha la base blu con il pua sabbia. E poi c'è questo che è tutto quanto alla base blu con questa fantasia più piccola, chiara, bianca. Quindi c'è o pua su base blu, o pua su base grigia o blu con il disegnino piccolo bianco. Queste sono le tre fantasie, signora. Si scelga pure quella che vuole. Sono gli ultimi tre disponibili. Ecco. No, ah non me l'ha data di questo, ok, vieni, no passo all'abbigliamento adesso, ok, passiamo adesso all'abbigliamento, ah guardate che ho l'ultimo questo, eventualmente ve lo mostro di nuovo, questo qui da 89 euro, questo favoloso, questo maxi foulard di moro nero, in micro modal, seta, meraviglioso, eccolo qua. È rovescio? Scusa. Eccolo qua. Eccolo qui. Favoloso. Il lusso di essere liberi, che ve lo abbino con il portachiave. Eccolo. Il pelle strass. Ecco, questo è l'ultimo rimasto, gli altri sono andati via. È rimasto questo, 89 euro. Ecco, adesso andiamo con... Andiamo con l'abbigliamento, partiamo con latte menta? Sì, partiamo con latte e menta. Sposto l'arella? Va bene? Ok, benissimo. Allora, passiamo al latte menta. Abbiamo abito nero di raso con casacca a pois, oppure abito rosso di raso con casacca a pois. L'abito sotto è questo. Con le bretelline sottili, bretelline che vi potete regolare, tutto quanto pizzo attorno allo scollo, un doppio volan sotto, sempre delimitato da una greca di pizzo e anche pizzo sotto alla base. È un pochino più lungo dietro, un po' più corto davanti. Questo è un abitino che io ve lo propongo adesso per le feste con la casacca, però poi ve lo andate a usare d'estate, così da solo, magari con uno scialle sopra, e ve lo potete usare anche come allungamento su delle casacche magari un po' lunghe che arrivano sotto al sedere, insomma sul fianco, lo usate proprio come allungamento, fate diventare abito anche le casacche, quelle un po' più lunghe. Ecco, questo è l'abbinamento che io vi ho preparato, quindi c'è questa casacca incrociata, vedete, sul davanti, molto particolare, è un tulle con questo pois in rilievo di velluto, e scollata a V. Vi dico allora le misure. Vi dico le misure. Allora abbiamo l'abito con le bretelle sotto che mi veste un 110 di seno e 115 di fianchi. La casacca sopra invece mi può vestire di più, perché la casacca sopra arriva anche fino a un 100, massimo un 120 di seno. Io le posso vendere anche separate, però mi piaceva l'idea dell'abbinamento. Quindi considerate che se prendete tutto l'insieme, che vi piace appunto così i due pezzi, che poi andrete a dividere come volete, dovete essere non più di un 110 di seno. 110 di seno e 115 di fianchi. Questo è tutto nero. Questo è invece con il sotto in rosso, guardate che meraviglia anche così l'abbinamento. Questo è l'abitino, che anche questo poi ve lo andate a usare d'estate tranquillamente, lo usate anche come allungamento. Eccolo qua. E la sua casacca sopra, che è uguale all'altra, sono identiche. Quindi sempre 110 di seno e 115 di fianchi.
per questo completo che ve l'ho messo tutti i due i pezzi a 130 euro. 130 euro per i due pezzi. Poi abbiamo abito rosso con le balze. Non c'è? Abito tulle ricamato e l'abito rosso con le balze, li ho venduti tutti e due, gli ultimi. Ero convinta, o ne ho uno in negozio, potrebbe anche essere, ecco, vabbè, non importa. Allora, abito rosso con le balze, sì, vabbè, ormai siamo alla fine, dai. Abito tulle ricamato, l'8307, dimmi. Faccio rivedere questa. Allora, la signora che voleva rivedere questa, eccola qua. Questa è una borsa, è bella grande, vedete? Quindi anche se dovete andare a fare spese e tutto, è un modello shopper, è bella grande. Con questa applicazione ci sono gli inserti, vedete, di pizzo con le paillette. Abbiamo questo profilo rosso, che comunque poi non si usa solo per le feste, si usa sempre. Tutta zippata, vedete, cernierata. Ecco, in lana. Quindi dopo, quando vi stufate, la piegate, la mettete via. Non è per niente delicata, eccola qua. Bene, allora abito tulle ricamato, seno 115, fianchi 120, è lungo 91. È un abito, vedete la parte alta, tutto il carré davanti, sotto è un color sabbia e sopra c'è questo tulle che è tutto quanto un ricamo creato proprio con delle applicazioni, vedete, della passamaneria, e è tutto in rilievo. Poi c'è una greca di pizzo anche qui sotto al seno, un po' stile impero, e l'abito che scende un po' svasato. Questo è, si può usare anche come maxi casacca, volendo, eventualmente si accorcia un pochino, che è molto fine, proprio come, anche come da usare con un pantalone sotto. Quindi seno 115, ripeto, fianchi 120, lunga 91, 71 euro. E questo è l'8307. Poi c'è l'8308 che è abito in pizzo, è tutto quanto in pizzo, questo tubino, neanche tanto tubino perché è un po' svasato, questo abitino smanicato, è tutto un pizzo lavorato in rilievo, questo ricamo che mi delimitano tutte queste margherite, vedete, in avorio, su nero. Non è trasparente perché è tutto doppiato, ovviamente. Mi veste un seno 105, fianchi 110 ed è lungo 91, 73 euro. Quindi seno 105, fianchi 110, lungo 91, 73 euro. Eccolo qui. Abito smanicato, tutto quanto in pizzo. Potete usarlo mettendoci sopra questo spolverino qui. Eh sì, 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 sì. Sì, sì, arriva per Natale, Sì, sì. Allora, questo è un altro è uno spolverino che volendo potete metterlo anche sopra l'abito di pizzo. Vedete, si può incrociare completamente sul davanti, perché vedete che la fusciacca mi parte da un fianchetto, quindi potete chiuderlo completamente se volete, oppure lo tenete così, con il collo sciallato. Eccolo qua. Molto bello anche questo, tutto quanto nero. Veste seno 110 ed è lungo 100. Diciamo che questo è perfetto da abbinare sopra all'abito in pizzo. L'hanno proposto proprio come abbinamento questo. Poi abbiamo maglia lurex, tutte e due, perfetto. Perfetto. Abbiamo in rosa e in oro. Allora, questo qui è un tessuto, una maglina con dell'urex melangiata, vedete, questa sui toni del rosa, guardate la morbidezza proprio di questa maglia, di come cade, un bel collo ampio, morbido, però sciallato morbido, che proprio vi crea appunto questa, tutta questa corolla così attorno, quasi sulle spalle. Le misure, dunque, quella in rosa ce l'ho solo seno 115, fianchi 120, quindi la rosa ho solo, ripeto, seno 115, fianchi 120. Invece quella dorata, vi dico, ho sia seno 115 o anche seno 120. Quindi la dorata ho due misure di vestibilità, che sono seno 115 e seno 120 per questa. Invece la rosa ho solo seno 115. Manica raglan, quindi non c'è problema di spalla, e poi scende bella morbida sui fianchi, 65 euro. Poi abbiamo casacca nera con ricamo,
casacca nera con ricamo, più corta davanti, più lunga dietro. Abbiamo un bel scollo a V, scusatemi, tondo, bello ampio, con tutto questo ricamo, queste rose, vedete in rilievo, in questo pizzo di lana che hanno creato proprio queste rose. È più corta davanti, più lunga dietro, come vi ho detto. Vi dico le misure, sono seno 110, fianchi 120, la lunghezza mi va da un 62, che è la parte davanti, arriviamo fino a un 87, che è la parte più lunga dietro, tagliata un po' ovetto, vedete che è un po' appena appena un po' bombata dietro, quindi non segna assolutamente, rimane bella morbida anche sui fianchi, proprio per questo gioco che ha nel taglio. Quindi lotto 312, seno 110, 55 euro. Poi abbiamo abito in maglia nero, profilato in ecopelle, profilato in ecopelle. Abbiamo i polsini in ecopelle, eccoli qua, e poi è profilato proprio, vedete, tutta la cucitura che è in rilievo, è esterna, è tutta rivestita di questa passamaneria in ecopelle. Una scollatura sagomata a V sul davanti, questo è il dietro, un abito bello morbido che mi veste seno 130, fianchi 140, la lunghezza massima è 100 dietro e 105 davanti, 65 euro, bello caldo. Poi abbiamo abito nero zippato con questa zip dorata che mi crea proprio questo motivo sul davanti, vedete, la potete aprire fino a un certo punto, vi decidete voi appunto quanto tenere scollata la, appunto l'apertura, abito nero con faldone doppio davanti che poi rimane aperto e spacco, e doppio faldone con spacco. Le misure di questo è seno 105, fianchi 110, lungo 112, 75 euro, questo è il davanti e questo è il dietro. Eccolo qua. Quindi ripeto, seno 105, fianchi 110, lungo 112, 75 euro. Poi c'è questo. Questo qui è veramente strano che sia ancora qua. È un pezzo unico, ha un prezzo favoloso perché era un campione. Questo qui, vedete com'è fatto? C'ha tutta quanta una balza stondata sotto di Georgette. Ha una stampa sul davanti, una stampa che poi è fatta con... ha un effetto un po' lucido, un po' laccato, vedete, questo madreperlato, quasi il colore. E è una taglia, questo mi veste un seno 120, fianchi non c'è problema, ed è lungo 105, 49 euro. 49 euro per questo abito, abitone, e potete metterlo anche comunque con un leggings sotto. Quindi seno 120, fianchi non c'è problema, lungo 105, 49 euro, pezzo unico. Poi c'è un completo in velluto che vi ho portato, sono tre pezzi, io ve li propongo tutti e tre insieme, se poi qualcuno è interessata a avere un pezzo solo, o la giacca, o il pantalone, dopo mi dice eventualmente, però vi dico che preso insieme è un completo veramente che merita, perché di tutti e tre i pezzi ho fatto 160 euro di tre pezzi. C'è la giacca, una giacca classica con, vedete, collo reverse, abbiamo tre bottoni, le tasche applicate, è tutta quanta sfiancata, è un velluto questo, un velluto di puro cotone, c'è solo un, non so se è un 3%, un 5% di elastam, tutta quanta foderata in blu. I toni sono, andiamo da un blu notte, che direi anche quasi un nero, arriviamo a un blu e lo sfumiamo fino ad arrivare a un grigio polvere o azzurro polvere, come volete chiamarlo. C'è del sabbia, c'è del fango, quindi anche a livello di abbinamento questa è una giacca che la mettete con tutto, dal pantalone nero al jeans chiaro. Allora, le misure sono seno 120 e fianchi 120. Questa allora è la giacca, questa è la giacca. Questo è il pantalone, un pantalone classico a quattro tasche, è taglio, tipo taglio jeans, diciamo così,
con cinturina e bottone, è un 52 di taglia che mi veste un 120 di fianchi, questo è il pantalone, e poi vi ho abbinato per fare il completo, come l'hanno proposto loro, anche questo serafino, questa camicia serafino, vedete, con il collettino, scollo a V, ha tre bottoncini, qui proprio apertura serafino, manica lunga, ecco, questa ci sta benissimo, sotto alla giacca, vedete, con il pantalone, è stupendo, 160 euro tutto il completo, ripeto, è cotone, cotone con una piccolissima percentuale di elastam, un 3-5%, adesso non sto a guardare. Bene, e questo ve l'ho detto. Poi abbiamo pantaloni palazzo spinati, mi è rimasto solo questo, che è la taglia più piccola, che mi veste un 110 di fianchi. Questo veste un 110 di fianchi, è un crepe, tutto spinato in bianco e nero, braghettina sotto, quindi viene foderato, vedete, viene foderato fino sotto al fianco, tipo il calzoncino sotto, quindi non è trasparente, e tutto in georgette. Loro l'hanno proposto per le feste, perché sicuramente con una camicetta in crepe nero, con un body, lo potete portare adesso, e poi ve lo sfruttate, io chi me l'ha preso appunto per metterlo poi in primavera ed estate, perché comunque è un pantalone che poi vi andate a portare tranquillamente tutta la nuova stagione che verrà. 55 euro, fianchi 110. Poi abbiamo questa che è un gilettone, questo è una maglia gilet, manica intera, vedete com'è tagliata, eccola qua. Questa mi veste, è una taglia unica che arriviamo però a un massimo di 120, non di più, di seno, perché secondo sì, potrebbe arrivare anche un 125, però poi quando è troppo è bella che resti anche un pochino morbida. 59 euro, questo bel colettone morbido, tutta quanta lavorata, vedete, con le trecce sul davanti, questo effetto un po' a traforo. Molto bella da mettere sopra un dolce vita, sopra un'altra maglia che avete, per stare belle calde, un po' come metterci una mantella sopra. Bene, poi devo farlo vedere. Allora, 115 di seno? Come? Non ho capito. Detter? Cos'è? Ah, le borse della raison d'être, no, non ne ho, no, raison d'être no. Raison d'être no, non ne ho oggi, ho qualcosa della Sabine, ne ho un paio della Sabine, sì, se vuole la Sabine che è sempre della raison d'être, la linea logata Sabine. Le faccio vedere eventualmente, signora, mi porti la gialla in lapin? La ocra in lapin è Sabine, che è di là, e questa è sempre Sabine, che è in pelle effetto invecchiato, questa qui con la culisse. Ecco, questa è una Sabine che è della linea comunque della raison d'être, perché sapete che la raison d'être ha raison d'être e Sabine, questa è Sabine, eccola qua. Perfetto, quindi ho questa, signora, eventualmente, e questa. E questa qui che è sempre Sabine, eccola qua. Questa è in pelliccia, in lapin, non è ecologico, questa è lapin, tutta quanti i particolari sono in pelle, color testa di moro, e questa c'è anche la sua tracolla, eventualmente potete tenerla sia a mano che a tracolla. Questa va bene anche tipo anticipo, perché ve la tenete a tracolla, la mettete sotto una mantella, sotto un giaccone, perché è piccolina, la coprite, quindi insomma è anche un modo per tenersi le cose. Appoggiate un po' il corpo se dovete andare in mezzo alla confusione, in mezzo alla gente, è comoda da tenere proprio sotto i giacconi, sotto i cappotti. Quindi ho queste due che sono della Sabine, che è della linea della raison d'être. Grazie. Poi, allora, anzi, questo facciamolo come fuori lotto, no, lotto 333. No, io non ce l'ho scritto. Ah, a me non l'aveva scritto. Ok, allora 333, giacca corta, ocra e nera, seno 115, eccola qui, giacchina corta, l'ultima rimasta, eccola, questa è l'ultima rimasta, ocra, è già andata? Sì, c'è neanche il tempo di mostrarla, non so, vabbè, e adesso allora cosa mi dai?
Mariluna, Mariluna, abbiamo allora i due cappelli, aspetta che mi appoggio questa. Abbiamo i due cappelli, uno è venduto, cos'è rimasto? Questo allora? È rimasto questo, cappello di Mariluna, eccolo qua, è lotto numero 200, cappello in panno, in questo colore è un tortora, sui toni è sul marrone, quindi tra il marrone e il grigio è il tortora come colore, eccolo qua. Sta bene un po' con tutte le tonalità del marrone, anche dal beige al fango, il moro. Avete delle pellicce chiare, eccolo qui, quindi taglia unica, 49 euro questo è rimasto. E poi passiamo al 210, allora giacca, qui ho fatto dei prezzacci, giacca grigio e nera, giacca grigio e nera, seno 120, fianchi 130, eccola qua. È lavorata con i fianchetti in gessato, vedete? La giacca è una giacca classica con il collar reverse, bottoni logati Mariluna, tasche a filetto laterali, vedete messe sul fianchetto, eccola qua. Sì, è l'8 210 di Mariluna. E questo è il dietro, guardate dietro, è un po' sfiancata, sempre con il fianchetto ingessato. Abbiamo questa finta martingala, questa parte centrale in gessato, logata con tutti gli strass Mariluna. Eccola qua, quindi questa è la giacca che mi veste, seno 120, fianchi 130, 99 euro, vi ho messo la giacca, 99 euro la giacca, e questa è la gonna, che è la sua gonna, vedete, con tutto quanto il pannello ingessato sopra, a teli, vedete, la gonna sotto ha questo effetto goffrato, il fianchetto con tutto un gioco di balze, solo sul fianco che mi escono appunto da un taglio del pannello che c'è sopra, cioè, vedete come sono lavorate, elastico in vita, eccola qua, quindi questa è la gonna logata, vedete Mariluna, vi dico bene le misure anche della gonna, arriviamo a vestire un 130 di fianchi, quindi questa è la gonna, questa è la giacca, completo favoloso, veramente è una meraviglia, molto particolare, che poi ve li andate ovviamente a mettere anche la giacca, la mettete su tutto. Questa giacca qua l'ha sfruttata un sacco e anche la gonna. Quindi 99 la giacca, 89 vi ho messo la gonna, 89 la gonna. Guardate che è veramente un prezzo favoloso, 89 euro per questa gonna. Guardate com'è lavorata, tutta quanta doppia. Vedete sotto la fodera che è in maglina, che mi riprende il sopra, il tutt'uno. Ecco che mi fa tutto questo effetto un po' goffrato, vedete, bombato. E tutti quanti i pannelli sopra ingessato, quindi 89 la gonna, 99 la giacca. Poi c'è il cappotto lungo che è sul manichino, cappotto lungo che è sul manichino, questo qua in pura lana, collar reverse, taglio classico, bello lungo, chiuso con bottoni di metallo, tasche in cucitura ai lati, è un tessuto in lana tutto quanto lavorato melangiato, vedete, sui toni del chiaro e del scuro. Logato Mariluna, dietro c'è il cuoricino, adesso non sto qua a girare il cappotto, ed è tutto imbottito, tutto quanto imbottito all'interno, quindi è un bel cappotto lungo e caldo. La vestibilità è seno 120 di massimo, fianchi 130 ed è lungo 120, quindi lungo 120. Non è facile trovare cappotti lunghi, è vero, non è facile, perché io ho una cliente, la Paola, che anzi la saluto, che dice veramente che ha difficoltà, lei gli piacciono lunghi perché d'inverno è freddo e ha le gonne anche abbastanza lunghe, non è facile trovarli. Questo è un bel 120 di lunghezza, 140 euro ho solo questo, pura lana di Mariluna, tutto imbottito sui toni melangiati dei marroni, 140 euro ho solo questo. Poi due gonne, gonna in jersey grigia, anche questa l'ho messa a 89 euro, gonna di Mariluna in jersey grigia, viscosa, abbassamento sotto damascato, vedete tutto quanto operato, non è liscio, vedete tutto quanto con disegni di rose, disegni cashmere, un pannello laterale, sempre operato anche quello, la baschina in costine, mille righe,
e questo è il dietro. 89 euro, gonna in jersey grigia, fianchi 130 di massima, lunga 92. Lunga 92. Ecco. E poi, sempre 89 euro, vi ho messo anche questa, con baschina, velluto, in questo rosa antico, quasi un prugna, con tutto questo ricamo di pizzo di lana, guardate che meraviglia, con bottoni gioiello, con la pietra dello stesso colore del tessuto. È una gonna che chiude appena appena sotto, vedete, potete anche drapeggiarla lateralmente e viene rimborsata appunto ai lati. Questa mi può vestire da un 115 a un 120 di fianchi, questa qua. Questa è in rosa antico, 89 euro, quindi 89 euro questa e 89 euro anche la grigia, una e una, approfittate perché sono delle gonne favolose che fanno la differenza quando le mettete addosso. Sì. Maglia, abito maglia grigio con scollo a V, seno 130, fianchi 145, lungo 98, ultimo pezzo anche questo, bello, caldo, eccolo qua. Anche questo qui, diciamo che è un abito che andrete a usare tutto l'inverno, tranquillamente, morbidissimo, qui c'è anche del cashmere all'interno, favoloso. Le misure ve le ho dette, appunto, veste seno 130, fianchi 145, lungo 98, Miss J per Mariluna, ultimo pezzo, 85 euro. E l'abito nero? Non c'è, venduto. Venduto? Curvi. Venduto senza mostrarlo? Sì. Se lo ricordava? Allora, abito curvi, maglia jacquard, abbiamo nero, blu e verde. E maglia jacquard, quindi seno 130, fianchi 135, lunga 80. Eccole qua, queste sono delle maglie, vedete, belle, comode, calde, con questo disegno, questo inserto appunto sul grigio, e hanno il particolare di avere questo spacco laterale, questo a V rovesciato, che me la rendono un po' diversa. Questa è la maglia, vedete com'è. Ha questo gioco di lunghezza laterale, con questa punta e questo spacco. Scusami, dimmi. Non avete l'abito spacchi? No, questa è il 401. Attenzione, io ce l'ho cancellato. Il 402 è cancellato, ma il 401... Hanno sbagliato, il 401 c'è, che è questo, maglia jacquard in blu, in nero e in verde, seno 130, fianchi 135, lunga 80, belle, calde queste maglie, 69 euro, 69 euro. Sì, aspetta, mi hanno chiesto di mostrare l'orologio. Allora, l'orologio, quello che ho addosso io, le cose di Cree, vi faccio vedere che ce l'ho nero e oro, questo ha i particolari dorati, vedete, è un orologio che ha il bracciale gioiello, ci sono tutti quanti, vedete, tutti gli Swarovski attorno al quadrante, logato le cose di Cree, quindi anche questa è un'esclusiva per noi, è in titanio, leggerissimo, 2 anni di garanzia, ve la timbro nel momento che ve la vado a spedire, e il cinturino è regolabile, il cinturino bracciale gioiello è regolabile, basta togliere le maglie se è troppo grande, questo è quello dorato, io ne ho tolte due ad esempio per il mio polso, ne ho tolte due, questo è il dorato e questo è quello invece in bianco argentato, eccolo qua. Allora, questo qui, non so se l'ho messo in scaletta, sì, dovrei averlo in scaletta, 145 euro, viene l'orologio, ripeto, è in titanio, 2 anni di garanzia, ve la timbro quando ve la mando, e l'orologio sarebbe il lotto numero, è un fuorilotto? Sì, fuorilotto, orologio, le cose di Cree, argentato o dorato, eccolo qua, 145 euro. Bene, poi andiamo avanti con... Abito spacchi, qui ne ho ancora due, è un abito, vedete, con tutte quante le cuciture, sono a taglio vivo e sono in esterno, molto particolare, un gioco di tagli sotto, vedete, di spacchi, infatti è chiamato abito spacchi perché ha questo gioco anche di lunghezze un po' sfalzate apposta, questo è il dietro è liscio,
e davanti invece a questo gioco al carré e in più tutto quanto un gioco di lunghezze. Ce l'ho in rosso bordeaux e ce l'ho in blu. La vestibilità di questo è un 120 di seno, 130 di fianchi, la lunghezza mi va da un 100 a un 115, 54 euro. Da un 100 a un 115 sotto 54 euro. E regia è l'840. Sì. Abito spacchi 54 euro, seno 120, fianchi 130, dimmi. Due dovrei averne. Sì, 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 sì. Ok, allora il dorato è questo. Il dorato è questo. Eccolo qua, questo è il dorato, le cose di Cree. Eccolo qua. Questo è quello in bianco. Eccolo qua, questo è quello in bianco, le cose di Cree. Dipende se poi ha ad abbinare bracciali dorati oppure se usa di più il bianco. Sì, ma digli che... Sì, 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 ok, perfetto. Allora... Torniamo all'abito spacchi, eccolo qua, che è il 404, 54 euro. Eccoli qua, 1 e 2. Poi andiamo avanti con... Andiamo avanti con abito in maglia blu. Abito in maglia blu a coste larghe, seno 120, fianchi 130, lungo 93. Eccolo qua. Ai fianchetti vedete in maglia rasata, le maniche in maglia rasata. E poi invece c'è il resto dell'abito che è tutto a coste larghe, 69 euro, bello, caldo, questo collettone morbido e questo è il dietro. Eccolo qua. Ripeto le misure, seno 120, fianchi 130, lungo 93. Poi c'è l'abito tasche, sempre bello morbido, con due belle tasche qui davanti, vedete? Gioco di arricciatura, quindi non segna assolutamente, resta bello morbido, caldo, con un abbassamento, questa maglia che è tipo grana di riso come lavorazione. Eccola qua. E collettone bello morbido e questo è seno 120, lungo 100. Perché? E poi c'è l'abito over, fantasia sul verde, chiudo con questo. È in fantasia davanti e dietro, con fascione nero sotto, seno 140, fianchi 145, lungo 95, 69 euro. E già che ci siamo, chiudo anche con questo, che è doppio, da sopra è tutto quanto in tulle, vedete? Sopra è tutto abito doppio, tutto quanto in tulle sopra. È lotto numero 414, seno 125, fianchi 130, lungo 105, abito completamente doppio, quindi sotto poi anche l'abbassamento, un doppio volant di tulle, eccolo qua. E questo è l'ultimo. Bene, e io volevo anche avere qualche minuto in più, però non ce l'ho. Comunque, vi... volete venire tutti di qua? No? No? Volete venire tutti di qua? Voglio anche Lampo, dai che saluto. E ci vediamo tutti il 10 di gennaio. Anche dietro al tavolo, se non volete farvi vedere, mettetevi là. Vabbè, insomma, non vogliono venire. Sono al telefono. Ecco, vabbè, ok, peccato. E allora, niente, dai, vi aspetto il 10 di gennaio. Vi auguro buone feste di cuore, veramente, a tutti quanti. Grazie per questo anno che abbiamo passato insieme. Vieni tu, Antonio, caro. Cara, il mio cameraman qua, il mio cameraman, tesoro. Ecco, almeno uno, dai. Ecco, lui, grazie, lui è Antonio, il mio grande cameraman. Un saluto dalla regia. Buongiorno, un saluto da Lampo. Ecco, e niente, dai, vi aspetto quindi il 10 di gennaio. Vi ringrazio tutti davvero di cuore. Un bacione grande a tutte, tanta salute veramente a tutti coloro che ne hanno bisogno. Grazie mille, buon fine anno. Ciao. Ciao.
more than you could ever know. Make my wish come true. Whole life for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I won't even hang my stockings there upon the fireplace. Santa Claus won't keep me happy. There is just one thing on Christmas Day. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I won't even hang my stockings there upon the fireplace. Santa Claus won't keep me happy with a toy on Christmas Day. All I want for Christmas